questo che volete fare? Riportare queste antiche cose in vita? Il loro potere ci serve. Macchine demoniache che risiedono sotto terra. Ma è un incubo. Incubo, sì. Gli incubi peggiori dei nostri nemici diventano realtà. Sì, alzati! Volevo prenderlo da solo. Queste cose ci distruggeranno! Distruggeranno solo i nostri nemici e ci riporteranno le terre che abbiamo perso! Ah! 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 Il focus non funziona più. Setacciate l'area! Potremmo avere ospiti! Hai fatto strada dalla cittadella, Aloy. Tu? Cosa hai fatto? Ho disattivato i loro focus, il che ti fa molto comodo, ma non so per quanto. Fossi in te, agirei in fretta. Chi sei? Lo giuro, ti dirò tutto quanto. So che lo farai. Gli assassini che mi hanno assalito, chi sono? L'Eclissi, una specie di guerrieri sacri. O un culto dei Cargia delle Ombre. Cargia delle Ombre? Non assomigliano a nessun Cargia che conosca. Non venerano il sole, adorano una sorta di demone. Le loro superstizioni non mi interessano. Oh, non è una superstizione. Il demone è reale. Ha un nome, una voce terribile. E loro eseguono il suo volere. Hai detto che il demone che l'Eclissi venera ha un nome? Ade, lo chiamano così. Ade, e tu l'hai sentito parlare? Lo giuro sulla mia anima, sì. Solo una volta, quando ti ha visto. Quella voce. Uno stridore freddo e terribile, che ti graffia le ossa e scava le budella. Un suono metallico, ma nulla che si possa trovare sottoterra o in una fucina. E cosa ti ha detto? Minaccia di sistema rilevata. Solo quattro parole. Ma con la voce del demonio. Perché l'Eclissi riesuma macchine antiche? E come le fa funzionare? Credevo che le volessero per le parti, ma le hanno riportate in vita. Hanno inserito una specie di dispositivo nelle carcasse così che Ade potesse sussurrare ed evocarli dalla tomba. Ho già affrontato quel tipo di macchina. Ce ne sono altre? Sì. Quelle che hai affrontato oggi si chiamano corruttori, ma ce ne sono altre, più grandi e piene zeppe di armi antiche. Quelle sono gli sterminatori. Le avevo viste soltanto sepolte nel terreno, ma dopo oggi tutto è possibile. A me sembra che stiano creando un esercito.
Se così fosse, il mondo finirebbe. E sarebbe anche colpa mia. L'Eclissi doveva uccidermi perché somiglio a un'altra donna. Forse ha il doppio dei miei anni, capelli corti. Chi è? Non so, il mio Focus ha trovato la sua immagine nelle rovine di fine del creatore. Forse puoi trovarla lì. Hai trovato la sua immagine? Come? C'era una porta, e dietro a essa un antico dispositivo che conteneva l'immagine. Il Focus ha registrato la posizione. Sembrate identiche. È tua madre? Sono io che faccio le domande. Che cercano questi cultisti dell'Eclissi oltre a me? Non l'hanno mai detto, ma data la guerra civile dei Karja, vorranno rovesciare il Re Sole Avad e riprendersi Meridiana. E io cosa c'entro in questo? Non lo so! Quando hanno attaccato la prova, un uomo mi ha afferrato. Forte, dallo sguardo gelido. Elis. E chi è? Il terrore del sole. Noi Oseram lo chiamavamo collezionista di corpi quando era il campione del Re Sole Folle. Magari fosse morto col suo re. Invece ora guida l'Eclissi. Credimi, è l'uomo più pericoloso che esista. Basta così. È ora di farla finita. Prendi pure la mia vita. Ma se hai un po' di pietà, libera la mia famiglia. Ti prego. Dove l'hanno portata? Il mio Focus ha registrato la posizione. Ci sono sempre delle guardie. Ma non saranno un problema per te. Ci vorranno parecchie buone azioni per rimediare ai crimini che hai commesso. Mi risparmi la vita? Dopo quello che ho fatto? Sì. Forgiati una nuova vita, Olin. Una migliore di questa. Allora sarò in debito con te per il resto della vita. Raggiungi il luogo dove la tua famiglia è prigioniera e aspettami. Le prime vite che salverai saranno le loro. Non ho meritato questa pietà, ma morirei pur di darle valore. Ti aspetterò là. Aloy, sei una donna di parola. Olin, i tuoi... Ho visto la minaccia di Elis. Hai una moglie e un bambino? Se li avessi tenuti al sicuro, è soltanto colpa mia. Ora ne hai l'occasione, Olin. Siamo qui apposta. È vero. Devo rimediare alle mie colpe. Sono prigionieri qui vicino? Sì, in un casolare dietro quelle rocce. Vieni con me. Eccolo, a ridosso dei grandi denti. Vogliono chiedersi dei vecchi proprietari. Troppo tardi. Ci siamo. Non posso sopportare di essere così vicino. Eppure... È quasi fatta. Di quanti uomini parliamo? Da quel che ho visto, un bel po', armati e corazzati. Oltre agli arcieri sulle cime. Ma non c'è traccia delle loro macchine demoniache. Tu li hai osservati a lungo. Come possiamo entrare? Credi che se avessimo avuto un piano, saremmo bloccati in questa situazione? Hai ragione. Attaccheremo da davanti, in stile Oseram. Oppure sui fianchi, o dal crinale. Magari tu puoi passare dai tetti. Non io, sono troppo pesante. Dovrai andare da sola? Beh, potresti farlo. Ma con l'Eclissi c'è sempre una lama puntata alle spalle. Quindi ti coprirò io, se vorrai. Andiamo. Conta pure su di me.
La famiglia di Olin deve essere qui dentro. Chiuse. Andiamo, andiamo. Moglie mia, figlio mio, Aloy, con questo ti devo 3 favori. Grazie al sole, ci hai trovati. Ho trovato qualcuno con il coraggio che ho sempre desiderato avere. È lei che merita la tua gratitudine. Ho molto da confessare. Ho fatto un patto col demonio. E altri ci hanno rimesso. E credi che non lo sappia? Li ho sentiti parlare. Ho sempre avuto le mani sporche di fango. Ora anche di sangue. Prendi tuo figlio con quelle mani adesso. E torna insieme a noi alla conquista. Dovresti ascoltare tua moglie, Olin. Ma Elis e i demoni. Per l'onore io ti aiuterò, Aloy. Con quel poco di onore che ha un imbroglione come me. Olin, non hai più debiti. Non mi devi nulla. Va con i tuoi. Mostragli chi sei ora. Addio, Aloy. Tua madre. Spero che la troverai prima di loro.